Ciao ragazzi, eccoci a una nuova puntata dei Segreti dello Chef. Tema di oggi legato a, come potete vedere, la carne. Prima la sigla e poi entriamo nel vivo. Allora, tema di oggi importante. Perché la carne, come il pesce, sono due tra gli elementi più costosi, più nobili del mondo ristorativo. Non è sempre così, me ne rendo conto, perché anche la verdura, le radici, i germogli hanno la loro nobiltà d'animo, ma la carne è sicuramente uno dei più ostici, anche costosi, e quindi è giusto avere le giuste vie da seguire. E infatti oggi vi voglio svelare due segreti, due segretoni da chef per rendervi sempre più provetti nel mondo della cucina o della ristorazione, della cucina casalinga. Il primo punto è il tempo. Spesso quando si parla di carne e quindi di cottura della carne, si idealizza dicendo: vabbè, ci vogliono 3 minuti per lato, 2 minuti per lato, 4 minuti per lato. Questa è la prima cosa totalmente sbagliata. Perché è sbagliato identificare nel tempo la cottura della carne? Perché ci sono troppe variabili, ragazzi. C'è la dimensione, c'è l'intensità del fuoco, c'è il tipo di carne, quindi come è conformata, più o meno grasso, più o meno fibroso, e soprattutto c'è anche la temperatura del pezzo di carne, come in questo caso che ho appena tirato fuori dal frigo, ma anche la temperatura ambientale. Quindi un pezzo di carne potrebbe impiegarci di più in inverno, soprattutto se l'ambiente esterno è freddo, rispetto all'estate dove c'è una fiamma molto calda e c'è anche un ambiente molto caldo. Quindi il primo segreto, ovvero la tempistica, dimenticatevelo perché è molto molto empirico. Il secondo segreto, che è quello, il succo, dove io vorrei poi entrare con la mia lezioncina culinaria, ma darvi anche delle nozioni, è la temperatura. Eh sì, infatti, come vedete qua, ho portato tre termometri. La temperatura è scienza, quindi dobbiamo farci supportare dai tecnicismi scientifici rispetto che dall'empirico, che comunque galoppa ancora in cucina. È importante capire che la temperatura di cui noi abbiamo bisogno è la temperatura al cuore, here, quindi il cuore della carne. Quindi vedete che qua ho questo termometro, adesso è diventato abbastanza famoso anche con il Covid, è un termometro utilizzato in cucina già da tempo, ma è un termometro che non ci va bene appunto per la carne. Non ci va bene perché è un termometro a sonda esterno, che quindi prenderà la temperatura della superficie della nostra carne. È ottimo in pasticceria o nel controllo della temperatura di una salsa, dove la parte esterna ci può andare bene, quindi lo tiriamo via. Altri due termometri interessanti, perché vedete che sono a spillone, sono questi. C'è un manuale, che è questo, quindi vedete un bello spillone anche un po' troppo grosso, però fa il suo dovere, molto facile da trovare a livello casalingo, e questo digitale che per me è il migliore. E già ragazzi, perché tutto sta nella temperatura al cuore della carne. Adesso vi ho portato questa foto, vedete, dove avete la scala sia cromatica che di temperatura dei nostri pezzi di carne. Partiamo dai 50 gradi, possiamo abbassarci anche leggermente di qualche grado, ma idealmente 50 gradi è la base, quindi è una cottura al sangue, dove la miosina, ovvero questa proteina all'interno della carne, inizia leggermente a degradarsi, ma con molta molta calma. Abbiamo una carne ovviamente che enfatizza la bontà del pezzo stesso, è quasi totalmente cruda, se non leggermente reazione di Maillard, quindi crosticina all'esterno. Saliamo poi a 55 gradi circa, che è una cottura classica al media, medio sangue. Qua la miosina inizia a coagulare, è un pezzo di carne ancora molto umido, dove i succhi sono ben presenti all'interno del taglio.
c'è il rischio però che qualche goccia possa farsi vedere sul piatto, quindi dovete avere un cliente, un vostro ospite preparato a questo. 60 gradi, guardiamo, è perfetta, o meglio, è la cottura media, quella che prediligo anche io nella gran parte delle situazioni. Vedete che la miosina è coagulata, c'è però ancora bella umidità all'interno, il taglio è netto e c'è un bel effetto cromatico rispetto al marroncino, al beige sulla parte esterna della rosolatura verso il rosso centrale. 65 gradi, iniziamo a salire, iniziamo a essere un po', iniziamo un po' a violentare la carne, ragazzi, perché è la classica cottura media, medio cotta. Dipende da che carne abbiamo, rischiamo di iniziare a sentire un pochino di crunchy e di stopposità. 70 gradi. Oh mio Dio, è quello che noi chef teniamo in cucina, perché quando ci arriva una ben cotta o una cotta appunto a quella temperatura lì, è veramente molto difficile lasciare il pezzo di carne umido, goloso, gustoso. Capisco che ci sono persone, probabilmente anche tra di voi, che non vogliono vedere sangue, non vogliono vedere liquidi, però è molto difficile ottenere un pezzo di carne umido e succoso. A 70 gradi siamo totalmente a ben cotta, quindi è la famosa suola di scarpa. Come vi dicevo prima, qua ho un pezzo di carne, vedete che è un bel pezzo marmorizzato con della buona quantità di grasso intramuscolare. Questo è un controfiletto, bel colore, bella umidità, vedete che è importante capire di che tipo di grasso stiamo parlando, perché esiste il grasso esterno che tende a coprire i pezzi muscolari, che è quello solitamente più grossolano, più collagenoso, più difficile da mangiare, quindi fastidioso, ed è giusto anche da rimuovere, anche magari in fase di post cottura, così ci preserva il pezzo di carne. Ma questo invece risulta grasso benevolo, grasso morbido, grasso che a una certa temperatura inizia a sciogliersi, ed è fantastico perché ci tiene umida e ben irrorata, ma anche ci dona golosità al pezzo di carne. Ora ragazzi, vi svelo un grande trucco qualora voi non aveste in casa un termometro, anche se appena riuscite prendetelo, per scoprire il livello di cottura della carne. È un trucco in extremis che è parte dell'esperienza di tanti chef, un trucco che io imparai a Londra anni fa, Londra, patria di Gordon Ramsay, e ogni tanto non vi nego che lo utilizzo ancora. È importante durante la cottura toccare la nostra carne per capire a che punto siamo. Evitate però di bucarla. Dovremo ottenere la stessa testura della nostra mano nel pezzo di carne. Come? Guardate, chiudete le due dita, quindi pollice ed indice. Toccate questa parte. Questa textura sarà di carne al sangue. Se spostiamo il dito e andiamo sul medio, otterremo una cottura media. Se spostiamo ancora, vedete che c'è una cottura ben cotta. Se andiamo sul mignolo, avremo una cottura stracotta. Bello, eh? Dal vostro chef Ronz, dal baffo Sparviero, è tutto. In questa puntata dei segreti dello chef vi ho dato qualche bella nozione legata al mondo della carne. Quindi, se vi è piaciuta e siete ancora più curiosi, fate subscribe e ci vediamo presto. Ricordatevi di commentare e di suggerirmi anche qualche nuovo argomento. Ciao ragazzi, see you!